fatto ad andare in rovina? In due modi, rispose la città. Gradatamente prima e poi costruirono l'ascensore. Sua opera costosa, dannosa e assolutamente inutile. La città è già piena di strade piene di buche, appartamenti di tutti i vuoti, edifici pubblici di pregio abbandonati, negozi chiusi. Ecco come è oggi la collina del castello. È previsto lo sradicamento degli alberi e la trasformazione dell'area verde in area per sede stradale. Questo è il piano regolatore e la nuova strada su cui verrà piantato l'ascensore, una strada che più di altre avrà bisogno ogni anno di manutenzione, di essere costantemente controllata, collaudata e messa in sicurezza. Ogni anno avrà bisogno di soldi pubblici per essere gestita e mantenuta. Per fermare l'ascensore, il Forum per Gorizia ha organizzato una raccolta di firme, una petizione sottoscritta in poche ore da 245 persone. La raccolta delle firme è stata un successo strepitoso al di là di ogni nostra immaginazione. Ecco, io al sindaco avrei chiesto, e lo chiedo, di indicare precisamente laddove in un documento della regione o di qualsiasi altro ente c'è l'indicazione che qualora l'ascensore non venisse fatto tutti i soldi dovevano e devono essere restituiti. Non sta scritto da nessuna parte. Abbiamo chiesto agli uffici comunali, abbiamo chiesto al difensore civico, niente, che si debbano restituire i soldi spesi per Piazza Vittoria. Ascensore al castello sono tre. Si parte da Piazza Vittoria e con tre ascensori si arriva al castello. Sulla sinistra dell'imbocco della galleria Bondi c'è la stazione Vittoria, stazione di partenza delle riserve. Qui parte il primo ascensore, inclinato, tipo funicolare. Appoggerà sulla collina e salirà per il primo tratto con una pendenza di circa 50%. Per non
esagerare, dopo un ascensore panoramico, il percorso prosegue con un ascensore cieco. Usciti dal secondo, si fanno circa 50 metri a piedi per arrivare al terzo ascensore, che è previsto dentro il torrione. Il torrione alto, quello di sinistra guardando il castello da Piazza Vittoria. Per l'ingresso si dovrà trovare il leone e poi entrare. Le mura saranno sfondate sul fianco destro del torrione. La porta dei leoni sarà modificata e poi una piccola galleria in cemento armato porterà all'ascensore proprio dentro il torrione. Da Piazza Vittoria si parte in 40, poi 10 e poi i superstiti 8 arrivano al castello. Il tutto per superare un dislivello complessivo di 70 metri. Il progetto prevede anche una risalita modulare che parte sul lato destro del corpo di galleria mobile con una scala in ferro tipo attingente e prosegue poi con rampe di scale e un percorso che arriva fino alle mura. Ma chi vuole l'ascensore? Per la quale si dice bisogna realizzare la funicolare è quella che i lavori della funicolare sono inscindibili. C'è una cosa diversa oggi rispetto a quella volta, il fatto che, non ricordo nel 2004, nel 2005, noi abbiamo fatto passare dentro la finanziaria regionale, credo, una norma che consentiva l'utilizzo dei fondi del millenario anche per interventi di riqualificazione urbana. Nulla, non c'è nulla che impedisca di fermare i tre ascensori. I soldi non vanno restituiti. Una modifica al progetto si può fare. La salita con un piccolo autobus ecologico e l'unico ha un impatto nullo, costa 100 volte meno e tutti i soldi risparmiati potrebbero essere spesi per lavori utili alla città. Il sindaco non ci ha raccontato quanto costano i tre ascensori, quanto costerà domani mantenerli. Ha candidamente ammesso che non lo sa nemmeno. La rivista Esonzi Social parla di costi di gestione pesantissimi, soldi che pagheremo noi, che non potranno essere utilizzati per tante piccole opere e per la costante manutenzione di una città sola. Ma c'è di più, oggi non ci sono neppure i soldi per le tre cabine e il tretto. Il sindaco vuole farci credere di essere su un treno in corsa che non si può fermare, ma non è così. Si può ancora tornare indietro. Perché bucare le mura? È da 1000 anni che al castello si entra dalla porta. Hai ragione. Ho sbagliato. Ma fermarsi si può. La città e la bambina si presero per mano. Via Rastello era piena di voci e di gente. Le due camminavano. La città raccontava. Raccontava guardando i colori. Il borgo era tutto allegro e splendente. Arrivate alla porta del castello, la bambina con voce sognante disse alla città: mi piacciono le fiabe, raccontane altre.